Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, stasera video di acquisti e regali in generale, come sempre. Alcune cose ve le dovevo già mostrare nel video precedente del genere, soltanto che tra una cosa e l'altra mi sono dimenticata. Quando poi l'ho visto ho fatto cocchio! È fatto bello, li farò vedere nel prossimo video. La prima cosa che vi volevo mostrare che ho preso tipo a luglio quest'estate sono un paio di scarpe. Favolose. Allora, le scarpe sono queste, sono delle infradito, appunto dall'altra dorate, basse, tipo antica dea greca, romana, sono troppo belle. L'unica cosa che mi ha dato fastidio a queste scarpe è il tallone, ci ho dovuto mettere un coso di silicone perché è molto duro, quindi mi dava fastidio, ma non me ne è fregato, le ho comprate lo stesso. Perché sono troppo belle. L'effetto al piede è molto carino. Sono abbastanza comode, tranne il tallone, come vi dicevo, ma le adoro. Le ho messe tipo con vestito bianco, lungo, troppo carine. Sono stata un'occasione, le ho trovate tipo un negozietto che stava togliendo di mezzo per chiusura, quindi comunque sono anche un made in Italy. Ops, sono incastrata e le ho pagate una sciocchezza, una decina d'euro più o meno. Poi ho comprato un altro paio di scarpe, queste le ho prese per un matrimonio, ma io le metterò anche per uscire perché mi piacciono tanto. Sono molto alte, sono sempre dorate, se no non si capisce bene. Sono 14 cm con una bella bella zeppa avanti. Sono dorate con questo incrocio. E sono, non mi ricordo che marchio, Marilyn Lady, no, forse il modello Marilyn Lady. Sulla scatola non c'è scritto. Queste avevano un prezzo abbastanza alto, 179 euro, ma io le ho pagate al 70%, qualcosa del genere. Sono troppo, eccole qua, Emporio di Parma. Sono troppo belle. Sono veramente molto alte, però sono comode, sono morbide dentro, mi piacciono tantissimo. Le ho tenute su per tutto il matrimonio, tutta la giornata e non ho avuto nessun tipo di problemi. Sono troppo carine, con questo incrocino avanti non so come si chiama, il pezzo sul collo del piede mi fanno impazzire e poi sono dorate. Quest'anno a livello di scarpe quest'estate ho fatto veramente follia. Queste ne ho comprate diverse quest'anno. Scusate, ma le sto togliendo. Io amo le scarpe estive, mi fanno morire. Basse, alte, alla schiava, non alla schiava. Mamma mia, sono uno più bello dell'altro. Non riuscirei mai a lasciarne un paio se le vedo che mi piacciono. Quindi spesso in estate evito proprio di fare shop, cioè di andare in giro per scarpe perché se no le compro tutte. Poi ho preso anche diverse borse e alcune mi sono state regalate. Una che mi è stata regalata è questa pochette di carpisa bianca, tipo questa lavorazione come se fosse squamosa, tipo rettile, troppo bellina con il. Oddio, come si chiama? La catena, cioè il coso è a catena, la si può portare sia a spalla che arrotolando la catena sul braccio, sul polso, a mano. Quest'estate l'ho messa, ero vestita tutta in bianco, con scarpe bianche, un giubbino bianco bellissimo, ero in vacanza e ho messo questa, avevo quella leggera abbronzatura, ma era spettacolare, mi è piaciuta tantissimo. La stessa persona ce l'ho in nero, se vi interessa. La usai nell'outfit di un carnevale Halloween, non mi ricordo, vi inserisco il link del video qua se vi interessa vedere anche la versione nera, perché questo tipo di borsette da carpisa si trovano sempre. Non sono capientissime, però c'entra diversa roba, guardate sotto. Io riesco a metterci due cellulari, piccolo portafoglio, i documenti, cioè un portamonete, documenti, portafoglio dei documenti e anche le sigarette. E ora che ho il portachiave con solo le chiavi di questa casa, perché vabbè,
Sorveglio questo discorso. Portavo sempre dietro le chiavi delle vecchie case, vecchi portoni, e quindi erano tantissime, tanti portachiavi. Invece ora porto un portachiavi e le chiavi soltanto di questa casa. Comunque. E quindi ora riesco a mettere anche un pochette così piccine. Un'altra borsa che mi è stata regalata da zia è questa, in questo verde militare con glitter. Molto carina, c'ha sia la manica così da portarla chiusa, oddio, in questo modo, e sia si può portare a spalla, a tracolla. Dentro è molto capiente, anche se è abbastanza stupidina, non ha fermi vari per poterla chiudere bene. L'unica cosa con bottoni è questa tasca avanti. Forse mi farò mettere una cernierina per proteggere le cose che porto all'interno, perché così mi sembra pericoloso, me la possono aprire e possono fregarsi la gomma. Però è molto carina. Crollando. L'ultima borsa che mi ha dato zia è una Chanel grande. L'ha usata lei per tanto tempo, è abbastanza rovinata. Tipo si sono tolti dei glitterini vicino al pendaglio, le maniche quasi stanno rompendo, la pelle si sta un pochino usurando. Però ogni tanto, tipo la volta che la indossai avevo un vestito molto voluminoso, tipo al ginocchio, e degli acchetti bassi e lei, e andai a fare una passeggiata al centro commerciale, mi sentivo tanto Carrie di Sex and the City che gira con le borsette, le scarpette, col tacco, eccetera, troppo bellina. Mia fidanzata mi ha preso in giro, ora ci andiamo a prendere un Manhattan, un Sex on the Beach. Ultima borsa comprata, ancora della Carpisa, è una borsa per andare a mare, di queste grandi. Durante la stagione stavano a 25,90 euro, se non sbaglio, e io l'ho presa quando erano state messe in saldo a 9,90 euro. Ha due manici, è bella grande, veramente molto capiente, due manici e in paglia, dentro è in tessuto, con vabbè, la cerniera qua per diciamo, separare le cose più delicate. A parte per il mare, io l'ho usata anche nel trasporto per andarmene in viaggio, perché comunque chiusa è una borsa estiva molto carina. Sì, 25,90 euro, ho trovato un bigliettino all'interno, 25,90 euro. Quest'anno sono andata bene con il reparto borse, me ne sono prese diverse, di diverso genere, più simpatico. Ora tutto qua dentro, perché devo separare, quella da mare va giù in garage per l'anno prossimo, le altre poi sono da conservare e poi dopo fare il cambio di stagione. Acquisto fatto qualche settimana fa a un negozietto qua a Salerno, un paio di ballerine molto carine, nere non le avevo più, quelle che avevo si erano rovinate, sono nere fatte tipo in pizzo con un fiocchetto, sono molto carine, sono anche molto comode veramente, sono molto carine, ma questo effetto molto carino sul piede mi piace. Le ho comprate perché hanno l'elastico intorno al piede, non rischio di fare Cenerentola, perché se non le prendo così faccio questo movimento e il piede mi scappa dalla scarpa. Sono veramente... vabbè, le cercavo perché non ce le ho più, come ho detto, però mi piacciono tantissimo. Poi le hanno presentate in questa confezione tipo in tulle, molto carine. Le ho pagate 18 euro. Era in offerta perché il prezzo originale mi ha detto la signora, cioè beh, se era il cartellino erano a 25 se non erro. Allora, poi ho comprato questo, si è attaccato lo scontrino vicino, è un portasapone, perché ho dei saponi che vorrei portarmi in palestra, ho preso questo perché come vedete dentro c'è questa griglia, così il sapone si può asciugare e non si rovina. Non lo so, vabbè, una ditta ovviamente cinese, ho pagato 50 centesimi, mi serviva e l'ho comprato, c'era questo modello e c'era un modello
senza quella griglia all'interno per far asciugare il prodotto, quello l'ho lasciato là dove era. Poi ho preso una crema della Garnier Bioactive Efficacia Provata, crema protettiva idratante 24 ore, certificato EcoCert, aloe vera emolliente per pelli normali e miste, senza parabeni, profumo di origine naturale, qualità e tracciabilità degli ingredienti, certificati bio. Mi serve che sta finendo e quindi l'ho comprato. Allora, poi ho preso ancora della Garnier della linea Ultra Dolce, il balsamo crema all'estratto di camomilla e miele, schiarisce e ravviva i riflessi chiari, senza parabeni, estratti naturali. Una cosa che io uso, non vi avevo mai mostrato, ma come vi ho detto nel video precedente, perché sono cose che compro e uso, non mi sembra neanche il caso di mostrarvelo, però ho cambiato un pochettino l'andamento dei video, quindi ve li mostro. Così come vi mostro anche questo, è della Cielo Alto, è una lozione schiarente con fiore di camomilla e miele, capelli biondi naturali con mesh castano chiaro naturale. Sono quei prodotti che si spruzzano per schiarire un pochettino la cute, l'attaccatura dei capelli, perché durante l'inverno mi si scurisce. Poi, della Nivea, un'acqua micellare detergente, viso, occhi e labbra, detergente, strucca e tonifica, con acqua verginiana, non so, decongestionante, da tutti i tipi di pelle. Sono 200 ml. Da provare. Poi questa è mia zia, della Pantene Zero Siliconi, capelli fini, acqua light shampoo, a prezzo suggerito 3,49 €. Da provare. Poi sono passata all'Essence e ho comprato il nuovo prodotto della linea All About Matte, è la base viso opacizzante. Io utilizzo ogni tanto una base viso, quindi mi sta finendo quella che ho della Deborah, se non sbaglio ce l'ho da 5-6 anni, non lo so, ho perso il conto. E ogni tanto serve avere una base perfetta, con anche proprio la base sotto il fondotinta. E poi ho preso un pennello della linea, della manicure, si chiama French Manicure Brush, e ha, non so se si riesce a vedere, è tagliato in modo da poter creare la lunetta della French. La French manicure è una cosa che mi piace tanto, però ovviamente c'è sempre un po' di difficoltà a farlo. Vi volevo far sapere quanto li ho pagati. Il pennello 1,99 e la base 4,19. E poi la mia amica mi ha regalato una matita della Pupa per le labbra, il numero 28, True Lips, sì, numero 28, contorno labbra sfumabile. È un color arancione mattonato, dovrebbe essere carino. E infine una provina del fondotinta della Rimmel Wake Up, risveglia la tua pelle, fondotinta illuminante più antifatica, SPF 15, Trude Nude, il 303. Da provare. In questo momento sto provando alcuni piccoli campioncini di fondotinta perché mi è finito, come avete visto nel video precedente, e ora sono alla ricerca. Stavo pensando di prendere un in polvere della della Yves Rocher, o non lo so, qualche campioncino le sto testando in questi giorni, in questo periodo. Poi deciderò, ma mi sa che opterò per o quello in polvere o quello molto leggero, mi devo informare. Comunque, dopo questa carrellata infinita di prodotti, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, in gamba!